Lui è qui appunto nella serie dei ritorni come Wilson e come Peter Stein, perché aveva vinto, era stato premiato per le nuove realtà teatrali qualche anno fa e ora insomma appunto è tornato come ospite, testimone quasi di questa, della storia del Premio Europa, che è una storia importante. C'era anche una grande necessità di uscire fuori da una società veramente opprimente come era la società della Democrazia Cristiana, insomma della corruzione, poi immaginate che Roma, non vi scordate, Roma c'è il Vaticano che sta là, con tutta la simpatia per le architetture e i musei, però voglio dire è una presenza molto forte in questa città. Tu sei sempre stato, e ti riconosco, insomma è stato un pregio, un coraggio, vorrei capire quale virtù hai applicato nello spiazzare, nel mischiare le carte rispetto al linguaggio teatrale. Intanto la partita di calcio per Pierpaolo Pasolini, mi chiamo Pierpaolo così mi permetto un'intimità che non ho mai avuto purtroppo, amava il calcio, giocava a calcio, era forte, era un uomo dinamico e nello stesso tempo era dottor Jekyll e Mr. Hyde, lo diceva lui stesso. Di notte andava a cercare dei ragazzi e amava il corpo, nel suo corpo, nel corpo degli altri, c'era un profondo amore per la sensualità, la bellezza dei corpi. E quindi quale posto migliore per raccontare la sua profonda aderenza alla realtà che un incontro di calcio? Quando, tra l'altro, a Pietralata, che è un quartiere che chi è di Roma conosce, il quartiere di Ragazzi di Vita, è il quartiere dove lui ha giocato a calcio, in questo stadio che si chiama Alba Rossa, che è fatto in una notte dai compagni del Partito Comunista, che avevano i figli rachitici, quindi hanno deciso in una notte di creare quello stadio, e dove per anni ha giocato questa squadra che si chiama Alba Rossa e poi si è persa nella modernità, nello sfacelo che vivono adesso le periferie romane, che ormai sono diventati luoghi di caccia di nazifascisti e razzisti di tutti i tipi. E nello stesso tempo però quello stesso stadio è stato preso in mano da un gruppo di ragazzi di cui sono diventato amico, che hanno creato una squadra di migranti, di ragazzi soprattutto africani che giocano da Dio a pallone, sono pure un po' violenti perché sono fortissimi, e quindi ho fatto uno scontro tra i ragazzi del posto e questi africani con Pasolini sullo sfondo, e improvvisamente la poesia, le parole di Pasolini sugli emarginati, su quelli che stanno fuori, che sono diventate fortissime, perché c'era comunque il punto nodale di questo momento in Europa, cioè dei ragazzi neri che arrivano qua e dei ragazzi bianchi che diventano nazisti e non li vogliono. Questa è la realtà che stiamo vivendo. Uguali, identici, belli, forti, che si confrontano a pallone e poi proprio perché si confrontano a pallone diventano pure amici e si ritrovano. E difatti poi diciamo quella partita ha anche risolto un punto dolente del quartiere, ma non per merito mio, diciamo, perché comunque ci stavano tante persone intorno che hanno lavorato con noi. Però ecco, tutto questo è avvenuto. Ah, un'altra cosa che io ho amato molto è che i cori da stadio, quindi i cori, sapete quando allo stadio c'è, erano parole di Pasolini, quindi i cori erano versi di Pasolini. Nella nostra storia, e specie nella mia, non la poesia è in crisi, ma la crisi è in poesia. Voilà. Bellissimo, che gli sarebbe piaciuto molto sicuramente.